Il governo del Perù ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese per 30 giorni. Il provvedimento è stato motivato dalla presidente Dina Boluarte per il perdurare delle proteste. I sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo, destituito e arrestato con l'accusa di tentato golpe per aver ordinato lo scioglimento del Parlamento alla vigilia di un voto di impeachment, sostengono infatti che sia stato ordito un piano per liberarsi dello stesso Castillo. Dina Boluarte ha voluto precisare che il suo è un governo di transizione e che ha già deciso di anticipare le elezioni al 2023. La presidente ha invitato alla calma, ma manifestazioni, scontri fra dimostranti e polizia si estendono a macchia d'olio e interessano 13 delle 24 regioni del paese. Sono in tutto 8 i morti, decine i feriti.